Buonasera, c'è qualcuno? E ho provato anche io a Io contattare con questo dentista, dentista, ma ma non non mi mi ha ha risposto. risposto. Ah, ok, allora non sono solo io. Ok. Buonasera. Buonasera. Che avete fatto? Avete soppresso gli altri? Dove sono gli altri? Stanno finendo fisico. Ah, ok. Ma voi avete sta punizione? Voi non avevate fisica prima? Ah, siete usciti così deliberatamente prima? No, Certo. nel mio caso è comunque. No, nel mio caso è comunque. Ah, tu non lo devi seguire, ok. Certo, una bella Pure, punizione. Che non l'ho dici? potuto seguire. Tu non la devi seguire? No, io non l'ho potuto seguire. Ah, ok. Certo che comunque avrete fatto qualcosa di brutto per avervi messo questo calendario in cui le ultime due lezioni della giornata sono fisica e chimica. Penso che veramente abbiate fatto veramente qualcosa di bruttissimo. Io non so che cosa state espiando, però avete tutta la mia comprensione. E ce l'avremo, credo, per 3 martedì di fila questa situazione di essere alle 5. Va. Meno male che tutto il resto, poi per esempio giovedì invece siamo di mattina, quindi siamo belli freschi. Vabbè, aspettiamo allora 5 minuti. Nel frattempo, vabbè, nel frattempo io stacco la telecamera, ma sono qui giusto per fare qualche cos'altro. Allora, buon pomeriggio, ben arrivati. Siete Buon vivi? pomeriggio. Che poi potrei dire anche buonasera ormai, va? Questa è la prima volta che siamo in notturna quasi, eh? Proprio, dicevo ai vostri due colleghi che erano già qui, questo calendario impietoso che vi mette prima fisica e poi chimica,
Dico, penso che si tratti di un'espiazione di qualche colpa veramente grave. Non so di che genere vi siete voi macchiati, ma insomma, avete tutta la mia comprensione, che è dura. Avete avuto lezioni da stamattina? Noi di medicina, medicina sì. Noi Noi di no. veterinaria Noi no. no. Noi di veterinaria no. Buonasera. Di pomeriggio? Buonasera. A Elena, che mi combini oggi? Che mi combini? Ho acceso e non c'eri. Ma il professore si è prolungato sia perché aveva cominciato tardi o perché stava finendo qualcosa? Ok. Abbiamo iniziato tardi. Abbiamo iniziato tardi. Va bene. Allora, speriamo di riuscire a tenere quest'altra oretta, dai, coraggio, forza. Non vi posso dire che prima cominciamo, prima finiamo, però vabbè, ci proviamo. Allora, Meli. Presente, presente. Paciulli. Paciulli non c'è. Talora. D'Agostino, Presente, Fasciglione, presente. Presenta, presenta. ok, quindi qua mancano Caroli, sempre, Fasulli e Talora. Allora, Bernardi, Presente, presente. Bertolini, Presente, presente. De Angelis, De Franco, Presente, Enrico, presente. Presente. Falini. Gioè, Presente, presente. Giuli, Presente, Giuliano non c'è, Liguori, Mariano, presente. Salve, presente. Salve, presente. salve, Liguori, Salvatore, Presente, presente. Malagoli, Presente, Marino, presente. Massaro, Presente, presente. Rizzo, Presente, presente. senatore, Presente, ospedale, presente. Presente, Milano, ma Milano non c'era prima. Milano? sì, non l'avevo Ok, sentito, ho detto c'era, no, te avevo visto il primo. Di Domenico? Presente, Ok. Allora, se c'è qualcuno che non ho chiamato ed è presente, me lo dica. Altrimenti salvo e chiudo. Così.
lavagne. Prof, hanno novità sulla tabella esame. No, ancora non mi hanno dato notizie, però io penso che secondo me non potremmo prima di... secondo me se ne parlerà prima di Pasqua, non la prima settimana di aprile. Non so se per voi è meglio o peggio, però secondo me quella settimana di lì sarà. No, prof, gliel'abbiamo chiesto perché volontariamente il 4 aprile è stato per la mia che dobbiamo recuperare, però in quel caso, cioè, se avessi tenuto l'esame l'avremmo recuperato. Ok. No, 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 non saranno il 4 sicuramente, quindi se proprio dobbiamo scegliere un altro... L'11 avete buco? Sì, sì. E quante ore e a che ora? Tutto il giorno. Ah, ok. Allora, aspettate che mi scrivo sta data. Che io non ho capito se è una cosa che dobbiamo decidere noi da soli o no. Ancora questa cosa non si può capire. Quindi in 11 lo potremmo fare... Vabbè, se tutto il giorno lo possiamo fare anche di pomeriggio. Perché io ho lezione la mattina, quindi per non fare di corsa in realtà possiamo fare anche il pomeriggio in realtà. Però noi siamo liberi il 12, se lei preferisce. Però il 12 noi abbiamo lezione, non so se di mattina o di pomeriggio. Pomeriggio, le ultime due. Però io ho lezione da mezzogiorno alle 2, quindi se no dovremmo fare la prima mattina del 12, vediamo. Quella settimana siamo sempre liberi. La mattina. E lunedì, che siete liberi tutto il giorno, tutte e due i corsi di laurea? Sì, prof. Sì, prof. Ok, giusto per saperlo, perché altrimenti... Vabbè, puntiamo su lunedì. Ripeto, io il discorso è che non so se devo utilizzare per forza, cioè se devo utilizzare per forza una mia lezione o lo posso fare in una data, diciamo, a parte. Quindi è questo l'unica cosa che voglio sapere. Non mi interessano altre risposte. Comunque, vediamo se riusciamo a sapere questa cosa entro giovedì. Comunque sicuramente non è prima di quella settimana, per cui insomma avete sicuramente due settimane piene, anche di più. Oggi è 22, sono 20 giorni praticamente, se dovessimo farlo l'11 o il 12, per cui hai voglia. Allora. Vedete la condivisione dello schermo? Sì, 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 sì. Ok. Allora, cerchiamo di raccimolare queste ultime energie che ci rimangono della giornata. A voi, a me pure, perché giustamente è un orario un po' difficile per tutti. Magari ne approfittiamo al solito per chiarirci le idee e poi andiamo un po' più lentamente, ma insomma... Cerchiamo magari di fare qualcosina. Allora, l'altra volta, se vi ricordate, abbiamo parlato soprattutto dei colloidi. Vi ricordo sempre che i colloidi sono quelle soluzioni il cui soluto ha delle particelle che hanno una grandezza che va da 1 a 1000 nanometri. E in base a questo abbiamo fatto in realtà la suddivisione anche con le soluzioni, quindi meno male è il problema della grandezza delle particelle, diciamo, del soluto. E, il punto principale era proprio quello di
capire qual è il comportamento in una soluzione delle particelle colloidali. E quello che abbiamo detto è che in realtà hanno una superficie molto grande che gli permette di essere soldatate da tutte le molecole di acqua, per cui in realtà rimangono in soluzione perché sono le molecole di acqua che reagiscono con le altre molecole di acqua che solvatano le altre molecole di soluto, e quindi fondamentalmente riescono a coesistere e non precipitare, perché data la grandezza in realtà potrebbero precipitare. E chiaramente il solvente in cui sono sciolti sarà responsabile del conferimento della carica che il colloide avrà. E il che significa che tutte le particelle colloidali che sono sciolte nella stessa soluzione avranno tutti la stessa carica. Questa perché, appunto, dipende sempre dalla soluzione in cui le stiamo sciogliendo. E la differenza con le sospensioni, se vi ricordate da quello schemino che vi avevo fatto tutto insieme, era proprio nella differenza nella grandezza delle particelle di soluto, dato che se i colloidi sono da 1 a 1000 nanometri, le sospensioni invece sono da superiore a 1000 nanometri. E un'altra cosa che abbiamo visto sono state le proprietà colligative. E in realtà sono delle proprietà delle soluzioni stesse, e di solito diciamo sono dettate dal numero di particelle che sono disciolte nel solvente e non tanto dalla natura del soluto stesso. E quelle più importanti che abbiamo visto in realtà erano l'abbassamento del punto di congelamento, l'innalzamento del punto di ebollizione e la pressione osmotica. Non rifaremo gli esempi che abbiamo fatto per capire di che cosa stiamo parlando, però vi ricordo che quando parliamo di abbassamento del punto di congelamento, chiaramente parliamo della diminuzione del punto di congelamento sempre di una soluzione in cui aggiungiamo un soluto che quindi va a interferire sempre con quelle forze che determinano la formazione, il passaggio di stato da liquido a solido, per esempio il cloro di sodio, avevamo detto, con il ghiaccio e così via. Mentre l'innalzamento del punto di ebollizione riguarda la pressione di vapore o la tensione di vapore, ed è appunto quella temperatura a cui la pressione o la tensione di vapore è pari alla pressione atmosferica. Per quanto riguarda invece la pressione osmotica, invece è praticamente la pressione che in genere applichiamo diciamo, permettere il passaggio di un solvente da un lato all'altro di una membrana semipermeabile per permettere la concentrazione, la diluizione ai due lati della membrana, quindi per cercare di riequilibrare. Allora, questo che ho detto in realtà è l'osmosi. La pressione invece è proprio quella che, se vi ricordate, era quella specie di tubi comunicanti in cui c'era la membrana semipermeabile, in cui da un lato stavolta applicavamo una pressione. Applicando questa pressione, naturalmente sarebbe avvenuto, non potendo passare le molecole di soluto da un lato all'altro della membrana, equilibrare le concentrazioni della membrana, l'unica cosa che succede è che passa la soluzione, il solvente, per cercare di diluire quantomeno quello più concentrato. E questo lo può fare soltanto perché le molecole di solvente sono più piccole di quelle di soluto. Ok, questa normalmente. Quando parliamo di pressione osmotica, invece, è la pressione che noi applichiamo per evitare proprio che queste molecole di solvente passino dal compartimento a concentrazione minore a quello a concentrazione maggiore.
Okay. Quindi se andate a rivedere la figura, probabilmente questa cosa vi ritorna, diciamo, chiara, perché già questo l'avevamo fatto. In funzione di questo, appunto, l'osmosi, già ve l'ho anticipato prima, perché il passaggio, appunto, delle molecole di solvente nel tentativo di riequilibrare le concentrazioni durate nella membrana quando due compartimenti sono separati da una membrana semipermeabile, che ha dei pori ben precisi, diciamo di una grandezza ben stabilita, e che quindi non permette il passaggio di tutto. In questo caso parliamo di osmosi. E in funzione di questo avevamo anche fatto la suddivisione delle soluzioni isotoniche, ipotoniche e ipertoniche, in cui fondamentalmente la soluzione isotonica è quella che genericamente è determinata come è individuata come la due soluzioni che hanno la stessa pressione osmotica e alla stessa temperatura, mentre se la pressione osmotica è inferiore avremo una soluzione ipotonica, se è superiore ne avremo una ipertonica. E avevamo visto l'esempio dei globuli rossi. L'altra cosa che poi abbiamo cominciato a guardare, che in realtà poi ci servirà soprattutto quando faremo quando farete le reazioni, diciamo, nell'ambito biochimico, è quella che abbiamo definito la velocità della reazione, che genericamente viene definita come quella variazione della concentrazione di reagente o di prodotto in un intervallo di tempo. Infatti lo identificavamo proprio l'ABR come la differenza di concentrazione che avevamo scritto dentro una parentesi quadra come CF-C, che era la concentrazione finale meno la concentrazione iniziale, fratto la temperatura. E questa era la velocità della reazione. Un'altra cosa importante erano le collisioni efficaci, perché è vero che le molecole collidono e ormai abbiamo capito cosa può fare aumentare questa collisione fra le molecole presenti all'interno di una soluzione. Però abbiamo anche detto che non è che una reazione avverrà, l'importante è che le molecole collidano, ma che avverranno soltanto quelle reazioni determinate da collisioni che abbiamo definito efficaci, dove in realtà le collisioni efficaci abbiamo detto esistere o avvenire se l'energia che è necessaria per rompere i legami che chiaramente covalenti che tengono insieme le varie molecole proviene da collisione tra i reagenti ed è abbastanza sufficiente da riuscire a superare l'energia che poi abbiamo definito energia di attivazione. Quindi fondamentalmente le collisioni possono avvenire, ma se non si raggiunge, se non si riesce a scavallare quella collinetta che avevamo visto, in realtà la reazione sarà una reazione, diciamo, potremmo definire in modo assolutamente improprio abortita, cioè ci abbiamo provato, era un tentativo di reazione ma non è avvenuta. Infatti fondamentalmente il fatto che una reazione avvenga intanto era quella che era determinata da collisioni che avvenivano con un certo orientamento, cioè avevamo detto che l'urto è efficace, cioè non è che solo perché urtavano anche solo collidendo lateralmente allora già avveniva la reazione, ma la reazione doveva essere a una forza tale, una violenza tale da determinare quel rilascio di energia sufficiente a rompere i legami covalenti all'interno della molecola e quindi permettere poi la formazione, abbiamo detto, nello stato stazionario del complesso diciamo che poi nel caso del catalizzatore che forma con l'enzima, ma anche senza catalizzatore che poi può legare, diciamo, può prevedere la reazione fra i reagenti e quindi la formazione del prodotto. Un'altra cosa importante che avevamo visto
era quello che sicuramente affinché avvenissero diciamo le reazioni o comunque si avesse una collisione efficace, le molecole dovevano essere orientate nel modo corretto e quindi la carica positiva verso la carica negativa e viceversa, perché altrimenti c'era una repulsione e sicuramente tutto poteva avvenire tranne che una collisione o un urto, diciamo che potevamo definire come un urto efficace. Tutto questo ovviamente, per concludere, che non eravamo riusciti a finirlo la scorsa volta, va visto nel computo di analizzare le reazioni che possiamo avere e appunto quello che ci siamo detti sono anche i fattori che possono influire, ma soprattutto una cosa di cui non ci siamo occupati è una domanda ben precisa, cioè rispondere a una domanda ben precisa, ossia se una reazione arrivata a un certo punto non varia più la sua velocità, quindi presupponiamo abbia raggiunto un equilibrio, si presuppone che la reazione che dai reagenti porta ai prodotti avviene alla stessa velocità alla quale avviene quella inversa, sempre messo che stiamo riferendoci a una reazione reversibile. In questo caso, verosimilmente la situazione potrebbe permanere così anche per sempre, tranne che chiaramente non intervenga qualcosa che vada a mutare, a cambiare le condizioni dello stato stazionario di equilibrio e che quindi fondamentalmente inneschino una reazione. E se questa diciamo questa perturbazione la innescassimo noi, cosa succederebbe? Le Chatelier in realtà fu quello che diciamo cercò di occuparsi di questa condizione, enunciando proprio quella che era, poi venne definito, il principio di Le Chatelier, secondo il quale se una perturbazione è applicata a un sistema all'equilibrio, quindi è la situazione di cui ci stiamo occupando noi, il sistema reagirà in modo tale da riportare di nuovo l'equilibrio. Come vedete, c'è sempre un leitmotiv che si ripete. Se vi ricordate, quando abbiamo all'inizio cominciato a parlare del comportamento dei vari elementi, lo abbiamo sempre detto in funzione della nuvola elettronica, benissimo, tutto quello che dicevamo, ma con la tendenza a raggiungere la condizione del gas nobile. Quindi quella stabilità dovuta al completamento dell'ottetto. Quindi stabilità, equilibrio, sono in realtà dei fattori che, come vedete, sono anche alla base del fatto che avvengano le reazioni, perché comunque è normale che tutti gli elementi cerchino di reagire cercando di raggiungere l'equilibrio, ma è normale che, non è detto che riuscendoci riescono a mantenere quella condizione, perché se trovano qualcuno, come abbiamo visto, possiamo dargli il nome, per esempio ha un'elettronegatività maggiore, lo perturba perché gli strappa gli elettroni o comunque gli fa montare la sua condizione. In questo caso invece potremmo essere noi, verosimilmente vedendoci in un laboratorio che è in provetta, ma è quello che in realtà avviene anche a livello organico, perché tutti i processi cercano di andare all'equilibrio. Poi è normale che ne so, anche se volessi parlare della glicolisi, la glicolisi che è il metabolismo dei glucidi, fondamentalmente arrivato a un certo punto cercherà di raggiungere uno stato stazionario, perché non c'è più tanto glucosio che entra dentro le cellule, allora il piruvato che si forma, che è il prodotto finale, comincia a reagire, a rispondere come se fosse un feedback negativo, inibendo a monte questa reazione, perché dice vabbè basta, se non c'è glucosio, comunque se non lo stiamo utilizzando,
a valle qua si sta accumulando, quindi rallentiamo, perciò portiamo tutto un po' nello stato fermo. Ma se poi ricominciamo noi a riassumere glucosa, fondamentalmente andiamo a variare queste condizioni di equilibrio, e allora tutto ritorna di nuovo in movimento. Per cui capite bene che è una cosa che succede molto spesso. In realtà, quando parliamo di perturbazioni, a che cosa ci riferiamo? Esistono cinque tipi di perturbazioni che possiamo anche immaginarci, perché in realtà noi stiamo parlando di una reazione. Ora, mettiamo caso, prendiamo una reazione qualsiasi, ok? Non è importante qual è la reazione, giusto per capire di che cosa stiamo parlando. Allora, tra i cinque tipi di perturbazione, una risulta essere l'aggiunta di un componente alla reazione. Allora, non entriamo nel panico perché ho detto un componente alla reazione, perché volevo dire o reagente o prodotto, ma siccome non dico né reagente né prodotto, lo definisco componente, ok? In questo caso, per esempio, nell'esempio, come vedete qui, potrebbe essere che noi aggiungiamo CH3COH acido acetico, che poi, come vedete, è scritto anche in questo modo qui, però qui così diciamo, è più facile da ricordarcelo. Comunque, questo è l'acido acetico. In realtà, genericamente, quello che succede è che reagisce, la reazione che stiamo guardando è questa, l'acido acetico che reagisce con l'etanolo in acido cloridrico. Questo significa, perché genericamente quando non c'è nulla scritto qui, la reazione avverrà in una soluzione acquosa, quindi il fatto che ci sia scritto HCl vuol dire che avviene in HCl e non in acqua, e forma l'etilacetato più acqua. Ok, se noi andiamo a mutare, e questa condizione arriva a un certo punto, questa reazione arriva a un certo punto a andare in equilibrio. Come vedete, una reazione reversibile, quindi ci sta tutta. Facciamo conto che siamo noi a perturbare questo equilibrio. Decidiamo di aggiungere reagente. Aggiungere reagente, in questo caso, per esempio, aggiungere acido acetico. Avremmo potuto aggiungere anche etanolo, non cambia nulla, ma noi facciamo conto che abbiamo aggiunto acido acetico. In questo caso, ovviamente, cosa succederà? Qualcuno ha un'idea? Così magari parliamo, perché altrimenti ci addormentiamo. Secondo voi, giusto? Se questa reazione è in equilibrio, se io aggiungo più reagente, la reazione come risponderà? Cambierà la concentrazione di qualcosa? Cosa potrebbe succedere? Non rimane... rimane... Non rimane? Esempio, non ho sentito la seconda parte di quello che hai detto, perché non si sentito. Mi sono bloccato. Okay. Per esempio, rimane come nel caso di un reagente in eccesso. Ma in questo momento non è detto che sia in eccesso, perché non è che la reazione si è fermata perché è in eccesso. Si è fermata perché tutto ha raggiunto equilibrio, quindi è stessa concentrazione. Non c'è motivo. Forse si forma tutto il prodotto. Cioè non sarà, cioè, non sarà più in equilibrio. Bravo. Come ti chiami? Carla Spedale. Carla. E come dice Carla, giustamente, è così. Cioè, se noi aggiungiamo più reagente, chiaro, ci sarà una concentrazione maggiore di reagente, ma la reazione come risponderà? Noi abbiamo parlato di perturbazione alla reazione. Ovviamente la reazione cercherà di riequilibrare questa perturbazione. Allora, abbiamo aggiunto reagente. L'unico modo per equilibrare i due lati della reazione è cercare di consumare il reagente, e consumare il reagente si può fare soltanto producendo prodotto, quindi trasformandolo in qualcos'altro. Per cui in questo caso questo aumento determinerà un aumento della concentrazione dei prodotti, e quindi, voglio dire, sarà chiaramente un aumento verso destra. Però fondamentalmente, siccome è il discorso dei vasi comunicanti, no? Nel momento in cui a sinistra diminuisce e aumenterà a destra, ci sarà di nuovo uno sbilanciamento,
perché avremo più prodotti. Allora la reazione risponderà nuovamente cercando di riequilibrare la concentrazione. Quindi in realtà ci sarà un aumento della velocità della reazione verso sinistra, mentre la velocità della reazione verso destra, che possiamo definire diretta perché è quella che avveniva normalmente, inizia a diminuire fino a quando si di nuovo tutto quanto ridiventa all'equilibrio. Voglio dire, è la stessa cosa se noi aggiungiamo prodotto. Se aggiungiamo prodotto in una reazione irreversibile, cosa succederà? Per cercare di riequilibrare, si riformerà il reagente. Nel momento in cui si forma più reagente, ci sarà più reagente che prodotto. Allora, per riequilibrare, la reazione, quella diretta, quindi dai reagenti verso i prodotti, sarà quella favorita. Quindi fondamentalmente ritroveremo la condizione opposta. Tutto questo ha sempre la stessa, lo stesso obiettivo, cioè quello di riportare tutto all'equilibrio, perché è una cosa spontanea. Quindi qui d'altronde già c'era scritto, quando aggiungiamo il reagente, aumentando il reagente, la reazione tenderà ad andare verso destra, quindi aumenteranno i prodotti, e quindi sarà di nuovo favorita la reazione opposta, quindi verso sinistra, verso la formazione dei reagenti, a riequilibrare tutto quanto. Dicevo, facendo l'esempio opposto, cioè aggiungendo prodotto, chiaramente avremmo una condizione opposta a questa che ho appena detto io. Quali sono gli altri? Abbiamo detto 5 fattori. Come possiamo aggiungere, possiamo togliere, anche se in realtà aggiungere è molto più facile che togliere, per carità, ci sono i metodi che permettono di rimuovere una sostanza per diciamo toglierla dalla reazione, però non è diciamo quella favorevole, è più favorevole diciamo aggiungere che togliere sostanzialmente. Comunque, volendo porre il caso di riuscire a rimuovere uno dei componenti diciamo della reazione che stavamo tenendo in considerazione, quello che succederebbe se noi rimuovessimo un componente sicuramente è il rallentamento della velocità della reazione che generalmente lo genera, scusate il gioco di parole. Quindi fondamentalmente si avrebbe una situazione opposta, cioè per esempio in questo caso se noi togliessimo l'etil acetato, in realtà l'equilibrio andrebbe verso destra, perché mancando quello noi tenteremmo di riequilibrare quello che succedeva, cioè quello che inizialmente aveva determinato l'equilibrio, quindi l'uguale concentrazione tra reagenti e prodotto che si aveva prima. Quindi fondamentalmente, come vedete, a ogni azione c'è una reazione, questo varrà per ogni cosa che vedremo. Andiamo avanti, e l'altro fattore, per esempio, è la variazione della temperatura. Allora, per quanto riguarda la variazione della temperatura, in generale non è quello che state pensando voi. Sì, sono male. Non so che cosa state pensando. Allora, se diciamo c'è qualcuno che in questo momento riesce ad avere ancora un po' di attenzione e superare la stanchezza, sicuramente, siccome io ve lo triturate dicendovi sempre la correlazione tra la temperatura e la rottura, la formazione di legami o passaggi di stato vario, anche se parlavamo anche di pressione, in realtà non è questo. In questo caso stiamo parlando sempre di variazione di un equilibrio, ok? Quindi quello che vogliamo sapere è la temperatura, secondo voi, quando ci potrebbe interessare? Riferendoci a quale tipi di reazioni? Ovviamente, come vi ho sempre detto, voi dite, non vi preoccupate, non ci sono stupidaggini, diciamo, ci arriviamo per dire le cose giuste. Abbiamo fatto una classificazione di vari tipi di reazioni. Se io parlo di temperatura, a cosa pensiamo? Quali tipi di reazione pensiamo? Di combustione. E com'è una reazione di combustione?
Come l'abbiamo definita? L'abbiamo definita come una reazione che in presenza di ossigeno è di un elemento che appunto reagisce alla formazione di anidride carbonica. La collega è andata al dunque, alla fine direttamente. Giustissima definizione, ma io volevo sapere solo la parte finale. Cioè una reazione esotermica. Quindi ci siamo arrivati. Questo è già importante. Quindi, quando parliamo di variazione di temperatura, la prima cosa da chiedersi è: ma la reazione che stiamo guardando è una reazione esotermica o endotermica? Perché questo è fondamentale nel computo di cambiare o variare la temperatura. Quindi, per esempio, se noi abbiamo una reazione esotermica, per esempio, che ne so, guardiamo l'idrogeno gassoso, che sarebbe H2, no? Che reagisce con l'ossigeno, sempre gassoso, a formare fondamentalmente acqua. E questa reazione è una reazione esotermica. E già sappiamo che questa reazione, per esempio, è una reazione esotermica. Allora, in questo caso, un aumento di temperatura, che significa, perché noi la reazione esotermica come la scriveremmo? Nel caso che vi ho fatto io, cioè l'idrogeno che reagisce con l'ossigeno, e dà acqua più calore, perché se è esotermica la mettiamo dall'altro lato come prodotto, no? Se noi aggiungiamo calore, significa che stiamo aumentando il prodotto anche qui, perché il calore l'avevamo scritto al secondo, dall'altra parte a destra, giusto? Quindi in realtà l'aggiunta di l'aumento, diciamo, di temperatura sposta l'equilibrio verso la produzione di calore, quindi verso destra. Ma aumentando a destra, al solito siamo, la tendenza della reazione, visto che aumenta più di quanto già noi avessimo determinato all'inizio, farà spostare la reazione verso sinistra, aumentando di nuovo la concentrazione dei reagenti e quindi diminuendo quella dei prodotti. Stessa cosa se dovessimo fare al contrario, cioè se diminuiamo la temperatura, in questo caso spostiamo l'equilibrio verso i prodotti, visto che è una reazione esotermica. Ovviamente se parliamo di una reazione endotermica sarà esattamente l'opposto, perché in quel caso dobbiamo aggiungere calore, sarà da un lato, per cui se lo aggiungiamo dall'altro lato già andiamo a sforzare il contrario, esattamente se lo aggiungiamo a sinistra. Cioè, di solito la nostra azione avviene nel lato da cui poi ci spostiamo verso l'altro. Spostandoci verso l'altro significa che aumentiamo le concentrazioni dal lato in cui ci siamo spostati, e questo determinerà di nuovo, il per controbilanciare tutto quanto, lo spostamento della reazione nel senso opposto. Quindi fondamentalmente la reazione sarà spostata verso il senso in cui abbiamo fatto la variazione. Sarebbe così, praticamente, volendola vedere esattamente per quello che avviene. Un'altra cosa è la variazione della pressione. E fondamentalmente, se parliamo di pressione, però stavolta di che cosa stiamo parlando? Cioè, di quale molecola e a quale stato? Gas. Bravo, gas, perché solo sul gas agisce la pressione. Vi ricordate quando noi pressavamo nel contenitore in modo tale che le molecole che stavano sfuggendo cominciavano ad avere minore spazio, quindi diminuisce il volume, aumentando la pressione, e quindi fondamentalmente si dovevano muovere per forza collidendo verso il liquido e quindi venivano riattratti lì, entravano in soluzione, giusto? Quindi in questo caso, solo se parliamo di gas, possiamo parlare di possibilità di variazione di pressione. In questo caso, seguendo sempre questo principio di Le Chatelier, quindi sull'equilibrio, un aumento di pressione questa volta sposterà l'equilibrio nella direzione in cui si ha il numero di moli minore della specie gassosa, e quindi in realtà si ha una diminuzione della pressione interna stessa, visto che ci spostiamo verso il compartimento in cui c'è la pressione, c'è il numero di moli minore. Quindi in realtà la stessa cosa è se diminuiamo la pressione, se la aumentiamo è così, ma se la diminuiamo ci sarà la reazione inversa a quella che abbiamo detto.
Quindi se le moli di gas ovviamente sono le stesse durate della reazione, non sortirà nessun tipo di effetto il fatto di variare la pressione. Ma questo ci stiamo riferendo a una possibilità in cui in realtà il numero di moli cambia. E l'altra possibilità è l'effetto di un catalizzatore. Questo lo abbiamo detto l'altra volta, lo vedremo più in là. In realtà quando parliamo di un catalizzatore parliamo spesso di un enzima nelle reazioni che avvengono normalmente, e questi genericamente alterano la velocità della reazione ma senza andare a variare l'equilibrio. Quindi in realtà varierà la velocità soltanto, perché in questo caso i catalizzatori non cambiano, non vanno ad alterare l'equilibrio stesso della reazione. Ok, allora, chiusa questa parentesi, ci rimangono da fare, spero, nelle prossime due lezioni, almeno prima di tre lezioni. Una cosa che sicuramente, insomma, ci sta un po' sulle scatole, ma in realtà è una delle cose più importanti, perché al di là di vederlo nel senso chimico, noi a livello organico contrastiamo continuamente con acidi e basi, perché noi magari al di là di... Allora, intanto abbiamo a che fare con acidi e basi, giornalmente, perché se parliamo, che ne so, della spremuta d'arancia, del limone, dell'aceto, questi sono acidi e lo sappiamo. Se parliamo del bicarbonato, delle cose che utilizziamo, delle pastiglie antiacido che utilizziamo, sono delle basi. Quindi fondamentalmente sappiamo che sono acidi o basi, però magari non sappiamo bene il fatto che a livello organico invece noi produciamo tantissimi acidi. Ma l'acidità, l'acidificazione a livello ematico è molto pericolosa, e di questo poi vedrete un po' più in là, sia in ambito biochimico che anche in altri ambiti in realtà. Quindi fondamentalmente queste sostanze cosa hanno in comune? Che volendo risalire all'inizio prima formulazione o definizione di acido e di basi, il primo che formulò una definizione fu proprio Arrhenius, definendo un acido una sostanza che in soluzione acquosa produce ione idronio. E noi sappiamo ormai che cos'è lo ione idronio, giusto? Perché abbiamo detto che l'acqua, molecola polare, chiaramente in acqua può anche attrarre a sé ioni H+, qualora dovesse disciogliere qualsiasi soluzione, quindi non troveremo mai noi una carica come H+ da solo, perché verosimilmente l'acqua comunque tenderà sempre ad attrarre a sé questo ione H+, e quindi noi avremo la molecola H3O+, volendo dire con H3O+, che noi sappiamo che è uno ione H+, sciolto in acqua, ma che per la carica... fortissima, questa carica positiva che rimane da solo, non può stare così in acqua da solo, per cui è una cosa che non succede. Quindi parleremo sempre di ione idronio da ora in avanti, vedete tutte le reazioni in cui noi scriveremo sempre così, sapendo a che cosa ci riferiamo. Mentre la base è una sostanza che in soluzione acquosa produce ioni OH-. Ora state attenti a quello che poi vedremo più in là, perché è probabile che dalle vostre reminiscenze scolastiche voi ricordiate che in realtà la base era un accettore. Allora, come l'acido è donatore di ioni H+, poi idronio, la base era un accettore, che in realtà risulta quasi uguale, perché se noi mettiamo una base in acqua, in realtà accettando uno ione H+, mettete che è in acqua, giusto? Accettando uno ione H+, non lascia OH-, quindi è uguale. Cioè, in realtà è il punto di vista che cambia. Però se noi diciamo che una base
è una sostanza che in soluzione acquosa produce ioni OH-, non stiamo sbagliando. Cioè, in realtà stiamo dicendo esattamente la stessa cosa, cambia il punto di vista che guardiamo. Quindi, se d'ora in avanti definiremo sempre una base come una sostanza che posta in acqua produce ioni OH-, non è un errore. Sapendo che comunque, a secondo poi di che base stiamo parlando, in realtà questa non è... L'importante è che noi non diciamo che rilascia ioni OH-. Quello è sbagliato sicuramente. Ma che lo produce... perché lui si è preso lo ion H+, e ha lasciato qualcun altro senza quello ion H+, quindi producendo H-, non è un errore, perché ora vedremo qualche esempio di basi in cui non ce n'è OH- all'interno della molecola, quindi anche volendo non ne potrebbe rilasciare, ma questo non comporta che non sia la base, ma piuttosto che in realtà non lo rilascia perché ha preso lo ione H+, ma ha determinato qualcuno che cioè, ha determinato nella reazione la formazione di OH-. E fondamentalmente, se noi facciamo un esempio, l'esempio tipico è del HCl, che sarebbe l'acido cloridrico, sciolto in acqua. Vedremo la definizione di acido forte e acido debole, così come base forte e base debole, ma comunque l'acido forte è un acido che, posto in acqua, dissocia totalmente in ione H+ e ione Cl- in questo caso, o comunque mettendo un H generico, determina ione H+, ione A-. Quindi fondamentalmente in questa reazione, come vedete, quello che succede è qui l'HCl reagendo in acqua forma lo ione idronio al solito e lo ione cloro meno. Ora, in questo caso, da definizione, al di là di avere chiamato questo acido cloridrico, è normale che l'acido, se è una sostanza che è posta in acqua, produce ione idroneo, quindi produce ione H+, rilascia ione H+, e se è rilasciato questo, lui si sia comportato da acido, ok? Visto che l'acqua da H2O diventa H3O+. Quindi non può essere stato lui a produrre in qualche modo ioni H+. Mentre non ci ritroviamo più questa molecola, ma ci ritroviamo soltanto questo ione. Quindi fondamentalmente è una cosa, diciamo, che già ci induce alla comprensione di cosa sia successo. Perché è vero che io ve l'ho chiamato acido cloritico, ma lo potevo chiamare cloruro di idrogeno, perché è uguale, e questo dal nome non ci avrebbe aiutato. Noi sappiamo benissimo che quello è acido cloridrico, anche se non abbiamo nessuna conoscenza di chimica, quindi fondamentalmente dico, ci arrivavamo a prescindere. Possiamo anche scrivere questa formula in questo modo. Cioè, potremmo, per fare capire quello che succede, perché vedete qui c'è la molecola di HCl, per come era prima, e qui l'acqua. Allora, intanto utilizziamo la formula di Lewis con i vari puntini che ci indicano le coppie di elettroni che non sono coinvolti in nessun legame. Dopodiché quello che facciamo è utilizzare delle frecce per fare capire cosa succederà in avanti. Cioè, quello che noi, come vedete qui, succederà è che questa coppia di elettroni, che non era coinvolta in nessun legame, in realtà legherà idrogeno. Idrogeno, che quanti elettroni ha l'idrogeno genericamente? Uno. Appunto. Quindi un legame può fare. Questa è una cosa importante, ricordatevi, della tabella periodica. Il fatto di sapere a quale gruppo appartiene, in realtà già vi dice quanti elettroni ha e quindi qual è il numero massimo di legami che può fare, ok? Vedremo, per esempio, l'azoto ne può fare 5, il carbonio ne può fare 4, sempre. Quindi non può succedere che noi ci troviamo 5 legami, se no c'è un errore là in quella formula di struttura. Quindi in questo caso l'idrogeno, se è vero che legherà l'ossigeno dell'acqua, deve lasciare qualcosa. Allora, la coppia di elettroni che era condivisa nella formazione della molecola HCl in realtà tornerà
libera sul cloro. Quindi qui ci ritroviamo, come vedete, ad avere una coppia di elettroni che viene qui a e viene condivisa e quindi fondamentalmente viene a soddisfare quella situazione che dicevamo nella condivisione della coppia che non vediamo più, mentre il cloro fondamentalmente, come vedete, qua ci sono tre coppie di elettroni e qui invece ci ritroviamo di nuovo sul libero per fare un'altra reazione. Questo è un modo per dire, così capiamo un poco chi si è spostato dove e che cosa è successo. Lo sapevamo anche senza che io ve lo scrivessi, ma era giusto per diciamo sottolinearlo, almeno per ricordarci quello di cui stavamo parlando. Facciamo questo e facciamo 5 minuti di pausa. Esistono anche degli idrossidi metallici e quindi in questo caso quando parliamo di idrossidi metallici in realtà sono fondamentalmente basi, perché come vedete se la base l'abbiamo definita come una sostanza che è in grado di produrre ioni OH-, in realtà da questa situazione, per esempio questa reazione in acqua, a solido perché abbiamo qui l'acqua, dell'idrossido di sodio, in realtà rilascia, cioè produce ioni sodio e OH-, quindi già la reazione la sappiamo. Per quanto riguarda, diciamo, le basi, la situazione è un po' diversa rispetto agli acidi, perché alcune basi come questa, per esempio, sono idrossidi metallici. Diciamo, questo l'idrossido di sodio è un esempio, ma potevamo essere l'idrossido di potassio, ce ne sono tantissimi. Genericamente, quando questi idrossidi metallici si sciolgono in acqua, i loro ioni sono salvatati dall'acqua, come ne ha più, come succedeva nel sale, no? Quindi entreranno in soluzione. Per cui, genericamente, questo, diciamo, farà avvenire quella reazione che dicevamo in acqua normalmente. E altre basi che invece non sono idrossidi, diciamo per esempio l'ammoniaca è una base e la vedremo spesso in realtà, si scioglie in acqua, però in generale quello che succede è produrre sempre OH-, vi dicevo, come vedete in quella sopra reazione noi l'acqua neanche la scriviamo e abbiamo prodotto ioni OH-, ma provenienti dalla molecola che dissocia, dal composto ionico che dissocia. Qui, quando reagisce l'ammoniaca in acqua, come vedete, l'ammonia non ha OH- da rilasciare. Quindi è chiaro che la reazione che avverrà sarà dettata dal fatto che l'acqua stavolta perderà un ione H+, e si formerà quello che viene definito lo ione ammonio, che è questo NH4+, che vedete qui, più OH-, che l'OH- stavolta non sarà stato rilasciato dalla molecola, ma sarà quello che sarà rimasto dalla reazione dell'ammoniaca con l'acqua, in realtà. Per cui, genericamente, comunque, l'ammoniaca non ha grandissima affinità di reagire con l'acqua. Fate conto che soltanto una molecola ogni mille, due molecole, tre molecole, pochissime, rispetto a tutto il resto reagiscono con l'acqua per formare, per dare luogo a questi prodotti, cioè per formare lo ione ammonio e lo ione idrossido in realtà. Quindi genericamente quando noi mettiamo l'ammoniaca in acqua non è che abbiamo una soluzione in cui si è sciolta l'ammoniaca, ma la maggior parte delle molecole di ammoniaca rimangono, permangono come molecole di ammoniaca, cioè non si sciolgono ma rimangono esattamente per come erano. Però dico genericamente l'ammoniaca può fare reazioni del genere perché è in grado di accettare un altro ione H+, e quindi
comportandosi in questo modo, in realtà diciamo, soddisfa quelle reazioni di cui parlavamo prima, perché produce ioni OH-, quindi è quello che dicevamo prima. Anche qui, questa volta, possiamo scrivere esattamente la reazione come dicevamo prima, cioè utilizzando le frecce che ci chiariscono cosa succederà in questo caso, vi dicevo, l'ammoniaca, vedete, l'azoto ha 5 elettroni, quindi può fare 5 legami, in realtà 3 già li ha fatti con l'idrogeno, ne fa un altro, e stavolta in realtà condivide gli elettroni, la coppia di elettroni che ha, legando l'idrogeno e lasciandogli gli altri 2, diciamo, all'ossigeno. Ok. Prima di fare quest'altra parte facciamo 5 minuti di pausa.
Eccomi. Allora, dai, così ce la facciamo andarci a fare la piava. Antico la piava. Aperitivo. Allora. Vedete sempre la condivisione? No, bro, no, bro. No? C'è tutto giù. Ora sì? Adesso sì, adesso sì. E allora, dicevamo, qui in questa tabella, come vedete, insomma, non è difficile capirlo, ci sono una serie di acidi e di basi, proprio perché fondamentalmente gli acidi e le basi non sono tutti uguali, cioè non tutti gli acidi sono forti, non tutti sono deboli, e la stessa cosa vale per le basi. E fondamentalmente, secondo la definizione di Arrhenius che abbiamo visto prima, sostanzialmente noi abbiamo detto che l'acido è un acido, abbiamo detto, l'abbiamo individuato come una sostanza che posta in acqua produce ioni H+. Possiamo, diciamo, perfezionare questa definizione dicendo che, secondo la teoria di Arrhenius, un acido forte è un acido che, posto in acqua, o almeno è un composto che reagisce con l'acqua per formare ioni idronio, e reagisce completamente, altrimenti non avremmo, diciamo, perfezionato la definizione. Quindi fondamentalmente la differenza con quello che avevamo detto prima è semplicemente che la puntualizzazione, che avviene questa scissione quasi completa o completa. Poi vedremo, dipende anche dal tipo di acido, perché non è che per forza o è forte o è debole, ci sono anche vie di mezzo, diciamo, che portano alla formazione di questi acidi, alla definizione di questi acidi. Ovviamente, di contro alla definizione di acido forte, l'acido debole è un se appunto l'acido forte è un composto che reagisce quasi completamente, come abbiamo detto prima, vabbè, sulla base ora ci torniamo, l'acido debole in realtà è inteso come quella sostanza che produce una piccola quantità di ioni H+, se proprio lo dobbiamo dire come dicevamo prima, anzi di ioni idronio, perché tanto è quello che abbiamo detto che succede. È un esempio, per esempio, l'acido acetico, visto che abbiamo visto oggi l'acido acetico col CH3COH, in cui, anche se potrebbe, diciamo, trarre in inganno il fatto che l'acido acetico CH3COH abbia un sacco di H, quindi dice, potrebbe pensare uno, lascia un sacco di ioni H+, non tutti gli ioni H+ sono uguali, che in realtà dipende dal fatto che siano legati o meno a un tipo di atomo, sia più elettronegativo o meno, abbastanza forte in realtà, quindi poi questo lo vedremo. Ma anche l'acido lattico, per esempio, l'acido lattico è uno di quelli che è debole, diciamo, come acido. Il fatto che non sia debolissimo significa che noi in realtà in generale troviamo una parte di molecole che sono dissociate e una parte di molecole che sono indissociate. Cioè, questa è la differenza nel dire che l'acido è forte o è debole. Per quanto riguarda le basi, possiamo definire una base forte come un composto che, sciolto in acqua, ovviamente dissocia completamente per dare ioni OH-, come dicevamo già precedentemente. E in questo caso, volendo non prendere una di queste basi qui, ma ritornando all'esempio della base precedente, cioè l'ammoniaca, in realtà l'ammoniaca, per esempio, è una base debole, quindi fondamentalmente non ha tutta questa tendenza
a produrre ione H-, e questo era anche il motivo per cui dicevamo che l'ammoniaca posta in acqua in realtà era una reazione che, più che spostata verso la formazione dei prodotti, era, diciamo, rimaneva verso, era più spostata verso la formazione dei reagenti, quindi rimaneva in realtà nello stato iniziale delle molecole di ammoniaca e in acqua, quindi che non reagivano sostanzialmente. E, in generale, per capire la forza di un, diciamo, di un acido, di una base, bisogna, diciamo, valutare determinate cose. Però una delle cose che dobbiamo evitare di fare è cadere nella tentazione di pensare che la forza di un acido o di una base dipenda dalla sua concentrazione. Non è così. La forza dell'acido o della base non si vede in funzione della sua concentrazione, perché questo, diciamo, sarebbe altro. Cioè, l'acido cloridrico che è individuato qui è un acido forte a prescindere che ce ne sia uno molare o 10 molare, non cambia assolutamente nulla. Così come l'acido acetico è debole, ma è debole a prescindere che sia pure 10 molare, è debole comunque, quindi questo non cambia. Una delle cose che dobbiamo evincere, o almeno dobbiamo imparare adesso da questa reazione che vi ho scritto giusto per esempio, è il fatto di poter imparare a scrivere le reazioni anche in questo modo. Come vedete, non c'è una doppia freccia equivalente. C'è una freccia che dovrebbe essere nel senso della direzione della reazione diretta, più piccola di quella della reazione inversa. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che in questa reazione è prediletta più il fatto di avere la reazione spostata verso sinistra piuttosto che verso destra. Che questo non è altro quello che ho detto poc'anzi rispetto al discorso della dissociazione. Perché il fatto che, come l'ammoniaca, il fatto che la freccia maggiore sia in questo senso indica che chiaramente la tendenza sarà a rimanere acido acetico, non a formare lo ione acetato, quindi dissociarsi. Ecco in che cosa già si vede il fatto che questo sia debole rispetto alla formazione di ione acetato. Quindi sostanzialmente, andando a vedere quello che si forma, già lo capiamo che non è una reazione, diciamo, equilibrata, ma che ha questa criticità. Quindi quando noi vediamo le reazioni in questo modo, già ci dà, è già informativa questa cosa, perché già ci dice come procederà e quindi come si comportano gli attori. In questo caso è un acido, quindi l'acido. Una delle cose che dobbiamo imparare a oltre alla definizione di acido o di base, sono le coppie acido-base coniugata. In questo caso la definizione di Arrhenius, genericamente vale sempre, però vale soprattutto quando le reazioni che stiamo guardando avvengono in acqua. Allora, se avvengono in soluzione acquosa, allora sì. Ma siccome le soluzioni non è detto che avvengono sempre in soluzione acquosa, poco fa avevamo visto l'esempio in cui c'era l'HCl. E allora cosa vuol dire questo? Cioè, come lo dobbiamo guardare? In questo caso, perfezionando la definizione di Arrhenius, ci sono venuti in aiuto altri due chimici, che sono Brost e Dell'Orbi, che rettificarono, diciamo, proposero poi una definizione che poi quella è rimasta in realtà, dicendo che un acido è un donatore di protoni, una base è un accettore di protoni. Quindi in realtà la reazione acido-base non è altro che il trasferimento di protoni, che se tanto uno le accetta e uno le dona, alla fine potremmo benissimo dire che la reazione è una reazione acido-base. Secondo questa definizione, quindi, ogni coppia di molecole, come c'è scritto qui, possono essere interconvertite
in seguito a questo trasferimento di un protone, nella base corrispondente o nell'acido corrispondente, dipende da che cosa stiamo parlando, cioè se sarà un acido che reagisce rilasciando il protone, si trasformerà nella sua base, ok? Mentre se sarà una base che reagisce, si trasformerà nel suo acido. Ora vediamo un esempio, perché questo momento magari sembra complicatissimo, ma alla fine è quasi ovvio, perché guardandolo, diciamo, ci viene anche più facile capirlo. Quindi fondamentalmente definiremo semplicemente, dobbiamo semplicemente aggiustare questo fatto che quello che si forma, diciamo, dalla reazione è o la base o l'acido coniugato. Coniugato a che cosa? All'acido o alla base di partenza. Semplicemente dobbiamo imparare, diciamo, ad aggiungere questa definizione. Qui c'è un esempio. In questo caso, per esempio, reagisce l'acido acetico e l'ammoniaca. In questo caso, fondamentalmente, come facciamo a vedere chi è l'acido e chi è la base? Ma teoricamente l'idrogeno ce l'hanno entrambi, potrebbero benissimo comportarsi entrambi da acidi. Però quello che succede è che andando avanti nella reazione noi troviamo che l'acido acetico, che qui è così, in realtà forma lo ione acetato. Quindi già soddisfa la condizione per cui un acido è un donatore di protoni, ha rilasciato un protone, quindi se questo era l'acido, questo diventerà la base coniugata dell'acido. Quindi questa è la coppia acido-base a cui ci riferivamo. Andiamo all'ammoniaca. Chiaramente sarà un po' come le reazioni di ossidoriduzione. Per uno che si ossida, uno che si riduce. Cioè non è possibile che uno si ossida, cioè perde elettroni, e l'altro pure, copiando. No, se uno perde elettroni e l'altro lo prende, altrimenti non è una reazione di ossidoriduzione. Ok? In questo caso è uguale. Se uno si comporta da acido, ci deve essere un altro che si comporta da base. Quindi va da sé che l'ammoniaca, che è NH3, se dall'altra parte forma NH4+, ha preso un idrogeno. Quindi in realtà chi poteva farlo era la base di prendere il protone. Quindi in realtà questo funge da base e forma l'acido. Quello dice, ma non potrebbe essere pure una base? Sì, ma in realtà questo può perdere protoni. Quindi in realtà si può comportare da acido. Poi vedremo che ci sono anche sostanze che in realtà possono fare entrambe. Saliva è libera. Dicevo, quindi fondamentalmente in questo modo noi riusciamo a scrivere la coppia acido-base di entrambi i reagenti che hanno reagito in questa reazione e a individuare chi si comporterà da acido e chi si comporterà da base. Al solito, volendo scrivere meglio, utilizzando la formula di Lewis, in cui identifichiamo le coppie di elettroni che vengono condivise nelle varie reazioni, e le frecce ci aiutano a capire cosa succederà. In questo caso, per esempio, qui c'è sempre, non è scritto, ma c'è una coppia di elettroni che condividerà con l'idrogeno, che non sarà più qui sull'acido acetico, che invece lascerà libera questa coppia di elettroni, che ci ritroveremo poi dall'altra parte. Quindi fondamentalmente è sempre lo stesso discorso. In questa tabella vedete proprio quello che dicevamo prima, però stavolta mettiamo insieme l'informazione che abbiamo acquisito adesso. Cioè abbiamo assodato che ci sono per ogni reazione acido-base c'è una coppia acido-base che noi possiamo individuare. Fondamentalmente il fatto che ogni acido poi può formare la sua base, giusto, coniugata, identifica anche qual è la relazione tra l'acido e la base che si forma. In cui, come vedete da questa tabella,
In realtà, tanto più forte è l'acido che interviene nella reazione, quindi reagisce, tanto più debole è la base che viene generata. Quindi in realtà c'è una proporzionalità inversa, quindi una correlazione inversa tra la forza dell'acido e quella della base coniugata. Quindi, come vedete, per esempio, va da sé che l'acido iodidrico, che è quello più forte in assoluto tra quelli che sono scritti qui, probabilmente avremmo identificato l'acido cloridrico come acido forte, più forte di tutti, invece è l'acido iodidrico. Come vedete, la base coniugata, che è questo ione ioduro, questo di meno, è la base più debole che c'è in assoluto. Quindi, fondamentalmente, poi, diciamo, su questo verterà poi anche il loro comportamento nelle reazioni. Altre cose che dobbiamo guardare da questa tabella sono, per esempio, che un acido fondamentalmente può essere carico positivamente, negativamente o anche neutro. Se voi guardate qui, per esempio, vediamo che esempio possiamo fare, questo, lo ione bicarbonato, qui lo vedete carico negativamente, è un acido, qui lo vedete neutro, quindi come vedete può succedere che ci sia sia l'uno che l'altro. La base invece genericamente o è negativa o è neutra, vedete qui per esempio l'ammoniaca, mentre il genericamente diciamo non succede diciamo il contrario. Per quanto riguarda gli acidi, un'altra cosa che possiamo dire è che potrebbero essere monoprotici, diprotici o triprotici, tipo uno scioglilingua questo, nel senso che può avere lo stesso acido, può presentare per esempio 2, 3 o 1 ione idrogeno legato e forma sostanzialmente un altro tipo di acido in realtà. Per esempio l'acido fosforico è uno di questi, qui vedete qui, 1, 2 e 3, vedete, passiamo da 1, 2 o 3 protoni, quindi fondamentalmente diciamo questo può succedere. È possibile anche in realtà che ci sia una sostanza, ecco, per esempio questa, lo ione bicarbonato, questa HCO3-, che funga sia da acido che da base. Qui, vedete? In realtà questa non è l'unico caso, perché anche l'acqua funziona in questo modo, è una sostanza che può fungere, può comportarsi sia da acido che da base, la definiamo anfiprotica. In realtà c'è una leggera differenza con diciamo altri termini, anfipatica, però in realtà anfiprotica diciamo, è quello che fa capire subito a che cosa ci riferiamo. In realtà poi c'è anche il discorso che dicevamo prima, cioè è possibile che ci sia il discorso di trovare molti più ioni H+, che potrebbero essere rilasciati, ma che in realtà non vengano rilasciati, e come vi dicevo, in realtà tutti gli ioni H+, che sono legati all'interno di una molecola, non sono tutti uguali. Vedi quello dell'acido acetico, per cui viene rilasciato soltanto uno ione H+, quindi fondamentalmente questo è quello che può succedere. E quindi questo era quello che dovevamo, diciamo, pare che non mi dimentico nulla di questa tabella. Andiamo alla nomenclatura. Fondamentalmente la nomenclatura ci dice come assegnare nomi ai vari acidi, e sono tre di solito i suffissi che utilizziamo.
Quindi gli acidi che si dissociano, come c'è scritto qui, in ioni con il suffisso uro, sono chiamati in questo modo. Quindi, per esempio, lo ione che si forma dalla dissociazione dell'acido cloridrico si chiama ione cloruro, e allora l'acido corrispondente si chiamerà acido cloridrico. Quindi ione fluoruro, acido fluoridrico, così e così via. Gli acidi che si dissociano invece con il suffisso ato, per esempio lo ione solfato o fosfato, saranno denominati come acido e poi ico. Quindi se era solfato, solforico, se era fosfato, fosforico e così via. Mentre gli acidi che si dissociano con un suffisso che è ito, formano un acido corrispondente che ha un suffisso oso. Quindi se era lo ione invece solfito o nitrito, come qui abbiamo l'acido solforoso oppure nitroso. Diciamo, chiaramente non li impariamo a memoria, ma poi siccome bene o male quelli che si vedono, si incontrano, sono sempre gli stessi, poi riusciamo anche a tenerli a mente, diciamo, e a ricordarci quali erano quelli diciamo come nomenclatura. Genericamente, se guardiamo una reazione, come facciamo a sapere qual è il punto di equilibrio della reazione, chiaramente di acido base, che stiamo guardando? Cioè, se noi abbiamo questo esempio, per esempio, dell'acido cloridrico che si scioglie sempre in acqua, ovviamente il fatto che sia con la doppia freccia significa che chiaramente è una reazione reversibile, si forma lo ione cloro e si forma lo ione idronio. In questo caso sappiamo che l'acido è l'acido forte, quindi si dissocerà totalmente ione H+, ione Cl-, non scriveremo ione H+, scriveremo ione idronio, perché sappiamo ormai come va la situazione. Quindi fondamentalmente questo è quello che succede, sappiamo che la dissociazione di un acido che viene posto in acqua, di questo acido che viene posto in acqua, è quasi totale. Cioè, è il contrario di quello dell'ammonia, che dicevamo 4 molecole su 1000, qua forse è 994 su 1000 che dissociano in questo caso. Quindi, fondamentalmente, siccome va da sé che questa reazione verosimilmente si troverà spostata totalmente verso destra, perché l'acido cloridrico tende a dissociare, potremmo anche scrivere soltanto una reazione, cioè che è quella che, in cui si forma lo ione cloro e lo ione idronio, perché la reazione opposta non è favorevole. Quindi, non essendo favorevole, è difficile che noi riformiamo HCl, visto che lui, essendo un acido forte, la sua tendenza è quella a reagire e a dissociarsi. Potremmo scriverlo con una sola freccia. Se avessimo questa reazione di cui parlavamo prima dell'acido acetico, in realtà in questo caso diciamo che quando non c'è una tendenza chiara e univoca, come succede per l'acido cloridrico, in realtà siamo obbligati a mettere le doppie frecce. Però, quello che vi dicevo prima, però possiamo benissimo cercare di evitare di cadere nel dubbio poi di sapere ma quello è un acido forte, un acido debole, tenderà a dissociare totalmente o meno, con diciamo l'utilizzo di questo escamotage, di utilizzare queste due frecce non univoche, o almeno non uguali, che già ci fa capire verso dove sarà spostata come equilibrio, diciamo, la reazione, cioè che in questo caso è spostato verso sinistra. Quindi anche qui, questa volta, in questi due esempi, noi abbiamo sempre l'acqua come solvente, che al di là di scriverlo nelle frecce o meno, come vedete è scritto nella reazione, cioè prende parte alla reazione, quindi fondamentalmente è una reazione che diciamo avviene in ambiente acquoso. E quindi la domanda è sempre la stessa, e quindi se ci trovassimo in presenza in questo caso per esempio, come nell'acido cloridrico sia nell'acido acetico, l'acqua funge da base, perché entrambi poi rilasciano ione H+, quindi si comportano da acidi, quindi gli altri si comportano da base, l'acqua si comporta da base. E quindi se ci trovassimo in presenza di una base diversa dall'acqua come accettore di protoni, cosa succederebbe?
cioè come potremmo fare a capire se la reazione è spostata verso destra o verso sinistra, guardando la reazione stessa. Questo è un esempio, di quello che potrebbe succedere, in cui abbiamo per esempio l'acetoacetico stavolta, che reagisce con l'ammoniaca. Quindi in realtà quello che ci chiediamo con questo punto interrogativo lì sopra è: ma la reazione sarà all'equilibrio già così, oppure sarà, diciamo, spostata verso destra o verso sinistra? Perché come vedete qui, da questa reazione capiamo già dai prodotti che l'acido acetico si è comportato da acido, mentre l'ammoniaca da base, formando lo ione ammonio. In questo caso, quello che potremmo fare per capire, diciamo, come va la situazione è anche quello di vedere, diciamo, il tutto come una competizione fra le basi, perché in realtà l'ammoniaca, che è la base che sta da un lato, e lo ione acetato, che è quello che si forma dall'altro lato, saranno quelli che faranno un po' l'ago, diciamo, della bilancia per capire cosa succede. In ogni caso, se non vogliamo guardare la base, potremmo anche guardare l'acido, perché tanto se sappiamo chi è l'acido più forte, sappiamo che la base coniugata è quella più debole delle due. Quindi, se in questo caso noi abbiamo due basi, cioè l'ammoniaca e lo ione acetato, per individuare chi è più debole di entrambi, dobbiamo guardare l'acido che l'ha generato, o almeno che poi si è formato, non ha importanza. Quindi in questo caso l'acido acetico è l'acido più forte rispetto all'acido coniugato dell'ammoniaca, che sarebbe lo ione ammonio. Quindi se l'acido acetico è quello più forte, lo ione acetato è la base più debole. Quindi in realtà l'ammoniaca è la base più forte delle due, giusto per capire come funziona. Quindi in una reazione, in questo caso, la reazione cerca sempre di favorire l'interazione, come avviene qui, tra la base più forte e l'acido più forte. Quindi, per quello che ci siamo detti prima, l'acido più forte fra i due risulta l'acido acetico. La base più forte avevamo detto che era l'ammoniaca, visto che non può essere lo ione acetato perché è la base coniugata dell'acido più forte. Come vedete, viene fuori un altro corollario, cioè che nelle reazioni acido-base, genericamente, la tendenza è che reagiscano sempre l'acido più forte con la base più forte, per formare l'acido e la base più deboli, sostanzialmente, perché poi di questo si tratta. Quindi in questo caso, la reazione sarà spostata verso destra, quindi noi potremmo anche togliere questa. Se la reazione è spostata verso destra, dovremmo togliere questo e mettere un pezzettino piccolo, giusto per fare capire che può procedere anche nell'altro senso, ma che non è, diciamo, favorevole, favorita rispetto all'altra, quindi sarebbe così. Per cui, in sintesi, quello che possiamo dire, vabbè, qui c'è esattamente un'altra situazione, diciamo, che è esattamente identica a quella di sopra, l'unica differenza sta nel fatto che in questo modo, per indicare la coppia, si suole mettere queste frecce stavolta rettangolari, che vanno dall'acido fino alla formazione della base coniugata, o dalla base fino alla formazione dell'acido coniugato, giusto per, diciamo, l'ho messo in questo modo. Comunque, in generale, in sintesi, diciamo, mettendo tutto insieme, quello che dobbiamo fare è, intanto dobbiamo identificare l'equilibrio, quindi i due acidi che sono in equilibrio, quindi da un lato e dall'altro della reazione. E dopodiché dobbiamo identificare qual è l'acido più forte, perché identificando, anche dalla tabella prima, identificando l'acido più forte, già di conseguenza sappiamo anche chi è la base più debole. Quindi in realtà
anche la base più forte di conseguenza. In questo modo sappiamo anche chi reagirà, perché sapendo chi è la base più forte, sappiamo che anche chi è l'acido più forte, sappiamo che la reazione avverrà fra loro due, visto che ci siamo detti che in realtà la reazione favorevole sarà fra l'acido e la base più forte a generare l'acido e la base più debole. Fondamentalmente sarà, diciamo, questa la reazione diciamo favorevole. Allora, che grado di vincolo abbiamo? Riusciamo a fare un esercizio e poi ci fermiamo, o ci fermiamo e facciamo l'esercizio la prossima volta? Ditemi. Dobbiamo essere abbastanza svegli, quindi se siamo svegli per... perché non te lo faccio io, perché non ha senso. Volete che lo facciamo la prossima volta? Qualcuno che si prenda di coraggio. Uno deve rispondere. Siete morti già? Quindi la risposta... Devo decidere io, mi state dicendo che devo decidere io. Io non voglio fare l'esercizio io. Quindi, se voi siete stanchi, ci fermiamo, lo facciamo la prossima volta. Almeno ricominciamo da lì. Sì, dai, meglio. Okay. Grazie. Se per lei non è un problema, sarebbe meglio. No, non è un problema. Io preferisco che lo facciate voi, perché io lo so fare, diciamo, quindi mi sembra inutile. Va bene, sì, vabbè, comunque, per fortuna, diciamo che... giovedì ci vediamo di mattina, ci vediamo presto, e quindi dovremmo avere un minimo di lucidità mentale che ci aiuta a poter diciamo, essere un po' più attivi. Va bene, allora buona serata, buona cena, buonanotte, no, posso dire tutto. Ci vediamo giovedì mattina. Arrivederci.